Entra in vigore dal 1 settembre l'obbligo di Green Pass per scuole, treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Stazioni e aeroporti sono presidiati da centinaia di uomini delle forze dell'ordine. L'obiettivo è bloccare la circolazione dei treni per i blitz annunciati dal popolo del No. La protesta del popolo del Novax si è data appuntamento nel pomeriggio a partire dalle 14:30 in almeno 53 città. A Milano la manifestazione andrà in scena alla stazione di Porta Garibaldi, a Roma stazione Tiburtina. Non verranno tollerate minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web, assicura la ministra dell'Interno Lamorgese. Questa mattina un auspicio ad un ripensamento da parte dei promotori della protesta era arrivata da Salvatore Pellecchia, segretario generale della Federazione Italiana Trasporti CISL. Treni e autobus sono un servizio pubblico essenziale regolamentato da una legge, tanto che in occasione degli scioperi bisogna garantire servizi minimi per la mobilità. In questo caso chi decide di interrompere i servizi non avrà l'appoggio dei sindacati. La protesta del popolo Novax va avanti su gruppi social dove si annuncia una mobilitazione anche per sabato in 119 città. Si sta organizzando in queste ore, si legge nell'invito, una nuova protesta per sabato alle 18 e ogni sabato a oltranza finché la dittatura non sarà distrutta. Nel primo giorno di attività didattica, due professori di una scuola superiore di Torino hanno sporto denunce ai carabinieri perché respinti dal preside in quanto erano sprovvisti del Green Pass. I due insegnanti si erano presentati con certificato scritto da un medico che non è stato ritenuto valido per l'accesso all'istituto. Uno dei due docenti è noto per la sua attività nel movimento Priorità alla scuola.